Gianfranco Marino, responsabile comunicazione del Rotary Area Grecanica. Un particolare legame lega, per l'appunto, scusa il gioco di parole, il Rotary a Pasquino Crupi. Sono tante le iniziative che sono state organizzate in sua memoria, tante quelle che verranno, ma questa sera in particolare c'è un'iniziativa molto importante, viene presentata la sua biografia postuma. Che segno ha lasciato Pasquino Crupi in tutti voi? Ma guarda, dire qual è il segno che ha lasciato Pasquino non è un compito agevole, perché ha lasciato veramente diversi segni, diverse testimonianze rispetto a un percorso culturale che ci vede un po' tutti orfani, come Rotary, come area grecanica in generale, perché poi il Rotary è una realtà associativa che io questa sera mi onoro di rappresentare, però è una fetta di associazionismo, ma è una fetta di movimento culturale che in realtà nell'area grecanica è molto più ampio, un movimento culturale di cui Pasquino naturalmente era uno dei maggiori promotori. Rispetto alle iniziative a cui facevi riferimento, quelle del Rotary poste in essere negli ultimi tempi, diciamo fino all'anno scorso, fino a quando Pasquino era presente, e ovviamente lui ha dato un grande impulso, ma non solamente al Rotary. Io ricordo con piacere tante iniziative che abbiamo fatto a Bova con l'assessorato alla cultura, iniziative durante le quali Pasquino ha dato un grandissimo contributo, ci ha seguito, era sempre presente, insomma accrescendo quello che è stato il livello culturale della cittadina. Cosa dire di Pasquino? Pasquino non è stato solamente un bovese illustre, è stato un grande meridionalista, è stato un uomo che ha fatto della cultura un baluardo e ha fatto poi della questione meridionale un importante cavallo di battaglia per quelli che sono stati poi tutti i suoi interventi, insomma tutte le sue iniziative. Era punto di riferimento sicuramente, ma io non voglio parlare al passato, io dico che è punto di riferimento, perché quello che ci ha lasciato, quello di cui parleremo stasera, quello di cui parleranno i relatori, è una testimonianza importante, una biografia postuma che viene presentata ovviamente postuma, che ci dice molto di Pasquino. Non ci dice tutto, ma sicuramente ci dice molto, e soprattutto lascia una testimonianza importante, un solco che lui ha tracciato sul quale speriamo di essere degni di camminare.